impazzire un gioco che è nato poi qualche anno fa, adesso ce lo facciamo proprio dire da lui che è uno dei fondatori, sto parlando di Giacomo Piccinini del Fanta Sanremo. Giacomo, ben trovato. Grazie, grazie, eccoci qui. Cos'era, il secondo anno o terzo? Questo diciamo che è il terzo anno, però noi la prima edizione la contiamo come un'edizione zero, quindi questa è la seconda edizione ufficiale del Fanta Sanremo. Fanta Sanremo che sta spopolando, dicevo, in ogni dove, sul web e non solo. Parliamo di un'idea made in Marche, perché nasce a Porto Sant'Elpidio, no? Tu sei uno dei fondatori, nasce quasi per gioco ma adesso ha preso una caratura nazionale. Di che cosa parliamo nello specifico quando citiamo il Fanta Sanremo? Fanta Sanremo è un fantagioco basato sul Festival di Sanremo, quindi per chi non si intendesse di fantacalcio o simili, ogni persona, ogni fantallenatore crea la propria squadra formata da 5 artisti e nomina uno di loro capitano. La squadra si crea utilizzando un tetto massimo, un budget massimo di 100 baudi, che è la moneta fanta sanremese. Esatto. 100 baudi, e... ok, quindi questi sono a disposizione per creare la propria squadra. Esatto, sì, con questi 100 baudi devi acquistare 5 artisti, ogni artista ha la sua fanta quotazione diversa a seconda dei bookmakers e comunque delle possibilità di fare bonus o malus all'interno della settimana del festival, e te li devi far bastare. E quella è la cosa più difficile di tutti, perché molti artisti sono veramente veramente costosi. Ecco, ma chi sono i più quotati da questo punto di vista? I più quotati sono Mahmood e Blanco e Achille Lauro, 35 baudi e 32 baudi. Subito sotto c'è Elisa con 28 baudi. E un baudo a chi lo diamo? Chi è quello meno quotato? No, un baudo a nessuno, però diciamo che i meno quotati o come meglio i dire, meno quelli, gettonati, diciamo, dai. I meno gettonati sono i giovani che vengono, certo, da Sanremo, giovani come Human e Matteo Romano, oppure magari la vecchia guardia come Iva Zanicchi, che sicuramente sarà meno disposta a fare pazzie per prendere bonus sul palco, ecco. Allora, io leggo qui, le squadre attualmente sono 182.581, cioè numeri impressionanti, e ci sono anche delle leghe. Fino a quando si può partecipare? Ricordando che è tutto gratuito. Sì, sì, è tutto gratuito, il sito fantasanremo.com. Si può partecipare fino al 31 gennaio notte, quindi probabilmente daremo... Sì, probabilmente daremo anche qualche giorno, qualche ora di recupero, quindi si andrà a finire a martedì 1 febbraio. L'importante è che le si chiudano prima dell'inizio del festival. È tutto gratuito, ognuno può creare la sua squadra e poi partecipare, oltre alla classifica generale tutti contro tutti, anche ad una lega privata. La lega privata è una classifica parallela che qualcuno può fare con i suoi amici, colleghi, parenti, oppure con dei personaggi famosi, degli influencer, dei speaker radiofonici o altro. Bella questa cosa, il gioco nel gioco, no? Perché poi si crea questa lega. Tra l'altro, ho visto, avete anche creato proprio le banconote, ci sono 20, i 20 baudi, ad esempio c'è Mike Buongiorno, Beppe Vessicchio sui 50, poi c'è anche un omaggio a lei. Certo, certo, Raffaella Carrà sui 10 baudi. E poi, vabbè, naturalmente sui 100 baudi non ci poteva non essere Pippo Baudo. Pippo Baudo. Allora, Fanta Sanremo 2022, io vado avanti, ci sarà anche il Fanta Eurovision Song Contest? Sì, c'è stato l'anno scorso era una scommessa, cioè era stata chiesta dai follower, noi abbiamo fatto un sondaggio, il sondaggio è stato vinto per il sì, abbiamo fatto il Fanta Eurovision. L'anno scorso abbiamo portato bene, hanno vinto i Maneskin, dopo millenni che l'Italia vinceva un Fanta Eurovision, quindi quest'anno abbiamo detto dobbiamo assolutamente replicare. Bene, complimenti Giacomo, perché poi questa cosa, come dicevamo, nasce per goliardia, ma oggi a tutti gli effetti il Fanta Sanremo 2022. Andate su fantasanremo.com, magari create la vostra squadra, come diceva appunto Giacomo, e giocate ed entriamo in questo vortice sanremese.